c'è qualcosa di profondo e di insolito nella scultura di Enrico Savelli. Così il filosofo Sergio Givone ha descritto l'arte di Enrico Savelli, un'arte tracciata nel marmo e raccontata a Firenze alla Basilica di San Lorenzo in una mostra, Lux Fuit, che raccoglie 19 opere dello scultore pistoiese, di cui una monumentale posta sul sagrato della chiesa. Lui si dispone ad ascoltare il messaggio che la materia gli manda, come chiedendo a lui, all'artista, di trar fuori dal profondo, ecco la parola che lei ha usato, quella luce che immediatamente non appare. Sembrerebbe oggi, come si usa dire quando si parla di qualcosa del sacro, che fossero opere, diciamo la parola, clericali. In realtà è qualcosa che più affascinante va oltre, perché non inventa nulla, non è che applichi delle sorte di geculatorie che lui ha in mente, ma se di sacro si può parlare è la sacralità della materia, che in qualche modo tutto ciò che ha lo scultore riesce a tirarla fuori, a esprimerla, per cui l'assunto della storia sacra lo ha perché in qualche modo la materia gli ha parlato, lo ha stimolato e ha capito che insomma dall'interno c'è qualcosa di creato in qualche modo. È così e perciò dobbiamo essergli grati di averci ricordato che la materia non è soltanto materia. La materia è anche spirito, se non soprattutto spirito. La materia non è soltanto inerzia, la materia è vita, e se è vita è luce. Ecco, Enrico Savelli cerca la luce nella materia, cerca lo spirito nella materia.